decima giornata di E1 e decima vittoria per la Lube Banca Marche Macerata, che ottiene un facile successo contro i resti della CMC Ravenna. Presentatasi a questo appuntamento già in difficoltà di classifica e ovviamente di tasso tecnico, ulteriormente aggravata dalla convocazioni per le qualificazioni mondiali. Come noto, polemica prima di questa giornata, perché si giocava ugualmente, nonostante 16 giocatori dalla Serie A siano stati convocati dalle rispettive nazionali per qualificarsi ai prossimi mondiali che si giocheranno in Polonia. Grandissima difesa di Macerata, vedete, sorride e ne ha ben donde Alberto Giuliani, il tecnico di Macerata, che in Italia davvero non sta conoscendo nessun avversario. Ha schiacciato tutti fino adesso con un grande organico, ma anche sapendo fare a meno di giocatori importanti come Simone Parodi, che proprio oggi tornava a far parte della squadra. Vedete un'altra mirabolante difesa di Macerata, l'attacco ancora di Ravenna con Zeboli, nuovo contrattacco di Macerata, che questa volta, dopo una veramente tre difese spettacolari, chiude il punto con il solito Ivan Zajcev, sempre più costante, sempre più punto di riferimento della formazione di Alberto Giuliani. Attimi conclusivi di questa sfida che ha regalato qualche emozione, soprattutto nel primo set. Non ha meritato Ravenna, ci ha provato fino alla fine, ed ecco il muro di Ivan Zajcev che regala un altro punto alla squadra di casa. Veramente Zajcev impressionante anche in questa partita. Michele Baranovic, che ha riconquistato l'azzurro nell'ultima Grand Champions Cup, al servizio, la palla è fuori, quindi tornerà al servizio la CMC Ravenna, che ha dovuto fare di necessità virtù. Come dicevo, ha giocato come ha potuto nel primo set, poi ovviamente il tasso tecnico si è evidenziato. Ancora un attacco out e quindi qui si chiude la partita. Macerata batte Ravenna per 3-0, decimo successo consecutivo in altrettante gare, e quindi un ottimo Natale per la formazione allenata da Alberto Giuliani. Partita importantissima, Latina contro Città di Castello, anche qui parecchie defezioni da una parte e dall'altra, forse più gravi quelle dei altro Tiberini, che dovevano rinunciare a Van Balle, l'opposto belga, e alla From, l'attaccante di banda, finora punti di riferimento offensivi della squadra di allenata da Andrea Radici, neopromossa rispetto alla scorsa stagione. Vedete un attacco di questo ragazzo mancino, di cui si dovrebbe ancora sentire parlare in futuro. È un figlio d'arte, Andrea Sortoretti, una bella storia di sport, anche lui mancino come il padre. Caso strano, curiosità della vita, anche il padre aveva iniziato giovanissimo a giocare con questa stessa maglia. Ora il padre fa il dirigente a Modena, mentre lui, Luca Sartoretti, vedete che lo va all'attacco in questo momento, molto ricercato, molto servito da Corvetta. È stato uno degli innesti che Radici ha provato a mettere in campo per cercare di arginare Latina. Non è andata molto bene, ma per Luca Sartoretti è stata un'altra prova importante nella sua fase di crescita. Da carto suo Latina doveva assolutamente vincere dopo essersi qualificata in Coppa, e ce l'ha fatta, direi piuttosto bene. Ha avuto soltanto qualche piccola sbavatura, ma poi è riuscita a anch'essa aveva, mancavano un paio di elementi importanti nella squadra, è riuscita, ecco qui vedete intanto Starovic al servizio, il nuovo innesto, ed ecco il muro ancora su Luca Sartoretti. La partita si chiude, dicevamo che Latina aveva necessità di conquistare questi tre punti per riavvicinare le avversarie, lo ha fatto, ha conquistato una vittoria molto importante che, sommata con il passaggio in turno in Coppa, fa passare un Natale più sereno. Con le immagini siamo passati all'anticipo di sabato fra Molfetta e Casa Modena. La squadra di Angelo Renzetti scendeva in Puglia cercando di mantenersi aperte le possibilità di conquistare un posto in Coppa Italia.
nelle ultime due giornate di questa stagione regolare. Il campionato, come ricordato, si ferma e riprende in maniera strana per la pallavolo. Di solito si è sempre giocato, ma causa appunto alle qualificazioni mondiali va in vacanza, diciamo così, per qualche tempo. Tornerà l'8 gennaio con l'ultima partita del girone di andata. Molti verdetti sono già definiti, mentre ancora deve essere conquistata, delineata la griglia di Coppa Italia. Modena appunto va a cercare i punti necessari per centrare il primo obiettivo stagionale. Era incompleta la squadra di Angelo Lorenzetti, che va ora al servizio. L'attacco di Giulio Sabbi, di gran lunga il migliore di questo match, ha firmato addirittura 36 punti, un bottino personale davvero importante per la squadra allenata da Yamamane Cichello. Era necessario rimettersi in corsa, rimettersi a marciare dopo alcuni alti e bassi e alcune battute d'arresto, una delle quali in casa contro Perugia, piuttosto dolorosa. Siamo proprio all'ultima azione della partita. Al servizio c'è Casoli, un ex di turno. La ricezione di Modena, l'attacco e il muro di Marco Piscopo che chiude il match. Vince 3-2 Molfetta. Campioni d'Italia e Trento impegnati a Perugia, squadra reduce da 4 vittorie consecutive, e lo fanno senza il suo bomber titolare Zezzo Zoccolo, impegnato nelle qualificazioni mondiali. Ed ecco che Perugia si prende il primo parziale. La squadra di Serniotti, ridisegnata intorno a Zabo, l'ungherese già ex Treviso, che è stato appunto schierato titolare per la mancanza del bomber bulgaro. La prova della squadra di Trento è stata comunque molto buona, capace di tornare dopo un momento di difficoltà. All'ultimo minuto i trentini sono riusciti a trattenere anche Ferreira, e questo ha dato sostanza alla squadra di Serniotti. Burgenstaller al servizio, la ricezione di Vujevic, la palla per Paolucci, che è entrato nel corso del set per la formazione di Kovac. E vedete adesso Jack Sintini, anche lui è entrato per Donazzuxo in questa partita, la più combattuta della giornata. Grande muro di Trento, che ottiene un altro punto. Vedete la squadra appunto di Serniotti, che è riuscita a recuperare. Jack Sintini, come dicevamo, perugino di adozione, prima della partita si è reso protagonista di un'altra bella iniziativa, regalando assieme ai giocatori della partita, tutti i giocatori delle due squadre, i regali appunto, portando sul terreno di gioco i bambini del reparto oncologico dell'ospedale di Perugia. Torniamo al match. Semenzato, siamo all'ultimo set, quello che non ha potuto giocare Atanasievic. Vedete Zabo, un gran colpo del bomber che sostituiva Sokolov, che chiude il match. Trento vince 3-2. Altra partita fondamentale in chiave Coppa Italia, quella di Cuneo, fra breve Lannuti e la Callipo, Tonno Callipo Vivo Valencia, la palleggio di Farina. Anche qui assenze importanti, soprattutto in casa piemontese, per la vicenda dei mondiali, qualificazioni mondiali. Casadei ha attaccato, e Casadei è il sostituto dell'opposto, il bomber principale Ruzier. Casadei si è ben comportato insieme all'altro nuovo ingresso Gabriele Maruotti, soprattutto per merito del palleggiatore di giornata, cioè Coscione, arrivato a Cuneo soltanto nelle fasi pre-campionato, dopo la partenza di Nicola Gerbic, e veramente decisivo, forse il migliore in campo in questa partita. Era importantissimo centellinare l'attacco degli attaccanti di Cuneo, appunto per le numerose assenze. Vedete intanto un simpatico trenino dei Blues Brothers, la
più calda tifoseria piemontese. Gavotto piemontese giocava praticamente un derby personale, non è andata benissimo per lui. Vibo Valentia reduce da due vittorie consecutive, una delle quali contro i campioni d'Italia di Trento, sperava forse di portare a casa qualcosa di più. Randazzo, il giovane azzurro di Macerata, e qui è un attacco vincente di della Vibo Valentia, che cerca appunto di ricucire lo strappo. Ancora Gavotto, non va a terra la sua palla, Maruotti da seconda linea chiude il colpo e ottiene il punto per la formazione di Piazza, 2-1. Siamo passati quindi all'ultimo set, avete visto Coscione che aveva già giocato in Piemonte. Ancora un attacco trattenuto questa volta dal muro di Vibo Valentia e poi Kout che passa e ottiene un altro punto. Siamo nelle fasi conclusive, la palla imbattuta di Vibo Valentia va fuori e Cuneo vince 3-1.